Amici sportivi del CSI, il più cordiale saluto vi giunge dall'impianto La Pelota di Case di Trento. Ventesima giornata del girone B del campionato di calcio a 7 promosso dal CSI di Teramo. Thank you.
Thank you.
Grazie.
Grazie.
Squadre nuovamente in campo per il secondo tempo. Ricordiamo, la prima frazione si è chiusa sulla parità 2-2 tra i Falchi e il Lisciani Teramo. Primo tempo abbastanza gradevole, partita che non è stata giocata su ritmi vertiginosi, ma le squadre, nonostante questo piccolo particolare, si sono date battaglia costruendo diverse occasioni da rete sia da una parte che dall'altra. Il risultato fino a questo momento sostanzialmente giusto: era passata per prima in vantaggio la squadra della Lisciani con Covelli, c'è stata poi la rimonta dei Falchi con Mazzocchi e Di Varano, il 2-2 di Battista proprio a 4 minuti dalla fine, quindi quasi sul finale di tempo. Bisogna sottolineare soprattutto, intanto attenzione, arriva il 2-3 Lisciani, errore in fase di impostazione dei Falchi, ne approfitta Di Battista che segna la sua personale doppietta. Stavamo dicendo proprio la qualità delle reti: ci sono state nel primo tempo due reti spettacolari, quella di Mazzocchi e di Battista. Di Battista che con la rete appena siglata ha messo a segno la sua personale doppietta, consentendo alla formazione della Lisciani Teramo di passare nuovamente in vantaggio 2-3 il punteggio. Adesso nuovamente chiamata a reagire la squadra dei Falchi se vuole evitare la nona sconfitta consecutiva. Ricordiamo Lisciani che è reduce da un periodo negativo sotto il piano dei risultati, 9 sconfitte consecutive. L'ultima vittoria, e finora unica nel campionato, è arrivata il 13 dicembre dello scorso anno, 5-2 contro i compari del Barone. Lisciani Teramo che ha fatto leggermente meglio finora in campionato, ha conquistato 8 punti contro i 4 dell'avversario. Intanto attenzione, gran gol ancora una volta di Mazzocchi, 3-3. Mazzocchi non ci sta e riporta nuovamente in parità i compagni. Doppietta quindi per Mazzocchi e Di Battista, i due frombolieri delle squadre. I Falchi e Lisciani Teramo stanno continuando a dare spettacolo con giocate di gran classe. 3-3 adesso il punteggio. Siamo giunti al minuto numero 3 di questa ripresa. Ci sono state già due marcature, una per parte. 2-2 a fine primo tempo, 3-3 in questo avvio di ripresa. Rimessa per la Lisciani che può nuovamente ripartire in avanti. Di Battista all'indietro per la corrente, la raspata nuovamente all'indietro per Lisciani, palla in profondità, palla che poi è stata alzata verso il numero 11 di Battista che può concludere, palla rimpallata da Capretta in corner, angolo quindi per la Lisciani Teramo. Cross sul secondo palo, ci prova Covelli, allontana con difficoltà la difesa dei Falchi. Ancora un'opportunità per Covelli, questa volta completa il disimpegno dei neri. Mazzocchi che sparacchia in avanti, si lamenta Recchiuti nel tentativo di controllare il pallone, chiedeva un lancio più sul suo corpo, era pronto per partire in contropiede. Intanto siamo già da quest'altra parte, Lisciani che manovra, Di Battista, cross basso, non c'è nessuno sul secondo palo, interviene Di Varano che porta in avanti i suoi, il lancio poi di Recchiuti per lo stesso Di Varano, Mazzocchi interviene, conclusione rimpallata con il corpo dal numero 13 Covelli direttamente in fallo laterale, rimessa già battuta a sorpresa dai Falchi che va alla conclusione con lo stesso Mazzocchi, parla alta sopra la traversa, conclusione di sinistro da ottima posizione, mancata un po' la mira, Mazzocchi non si è abbassato a dovere con il corpo, la sfera si è alzata graziando il portiere Graziani, scusate il gioco di parole. Resta quindi il 3-3 attuale. Lisciani che si riporta in attacco
Centinaro porta un po' a spasso il pallone, il servizio per il compagno è troppo corto, il tentativo di ripartenza di Calzonetti non trova Recchiuti pronto ad avventarsi sulla sfera. Siamo già da quest'altra parte, attenzione, Sposetti perde la possibilità di concludere, Mazzocchi fase un po' confusa della gara, tanti errori di impostazione nell'ultimo passaggio su entrambi i fronti. Le squadre comunque continuano ad affrontarsi su ritmi discreti. Di Battista per il tiro finale di Sposetti. Para senza problemi Savallo. Mazzocchi tenta poi di servire di prima di Varano, pallone che però è troppo lungo, finisce in fallo laterale. Adesso Di Varano lascia il campo al numero 92 Vitagliani, che fa quindi il suo ritorno in campo. Aveva giocato anche nel corso del primo tempo. Siamo giunti al minuto numero 6 di questa ripresa, qui sul sintetico dell'impianto La Pelota di Case di Trento, 3-3 tra i Falchi e Lisciani Teramo. Angolo per la Lisciani sulla conclusione dell'attaccante biancorosso ospite. C'è stato l'ultimo tocco del portiere Savallo, che è alzato sopra la traversa. Angolo battuto sul secondo palo, interviene Covelli, la palla resta lì all'altezza del dischetto del calcio di rigore, allontana i Falchi che adesso ripartono. Covelli per Recchiuti che controlla il tiro, il gol in contropiede del team i Falchi, il 4-3 con Recchiuti. Torna quindi nuovamente in vantaggio i Falchi, andamento di questa sfida che è davvero molto particolare. In vantaggio per prima la Lisciani, sorpasso i Falchi, sorpasso nuovamente della Lisciani, ancora una freccia messa da parte dei Falchi che adesso conducono per 4-3, quindi in questa gara ci sono stati ben tre sorpassi dopo l'iniziale vantaggio della Lisciani, tre sorpassi, e adesso sono i Falchi a condurre per 4-3. Lisciani che adesso sarà chiamata a reagire dopo aver giocato un match fino a questo momento tutto sommato discreto. Sciani che imposta Di Battista all'altezza della tre quarti, tenta il dribbling su Mazzocchi, viene fermato. Di Battista però dopo un tocco di Covelli torna nuovamente in possesso, va alla conclusione, para a terra in due tempi Savallo. Stava quasi per essere beffato dalla conclusione raso terra di Battista, che ha sfiorato la personale tripletta. Di Battista, che è il miglior marcatore della propria formazione, da quest'altra parte il miglior realizzatore è Mazzocchi. Entrambi sono andati in gol per due circostanze. Intanto Mazzocchi scivola, perde palla. Di Battista, il pallonetto esce però in maniera puntuale Savallo, che allontana. Rimessa per la Lisciani già effettuata, la raspata all'indietro D'Angelo. Lisciani conclude sul corpo di Mazzocchi. Vitaliani, riparte il contropiede dei Falchi, il lancio per Recchiuti è impreciso. Ancora una nuova opportunità offensiva per la Lisciani Teramo, che va al tiro finale con il numero 15 Sposetti, se non andiamo errati. La palla bacia la parte superiore della traversa e finisce sul fondo. Ancora un pericolo quindi per la porta della squadra dei Falchi. I Falchi che conducono 4-3 sulla squadra dei Lisciani, della Lisciani, pardon. Primo tempo che era terminato 2-2. In questi 10 della ripresa ci sono stati già 3 gol, alla media di una rete ogni 3 minuti. Media realizzativa davvero importante. Intanto va via con un gioco di prestigio Covelli, allarga verso Sposetti, dentro per il compagno che spalle alla porta. Il problema di girarsi, guadagna in qualche modo una rimessa laterale. L'ultimo tocco di Mazzocchi. Va con le mani
Massimiliano Sposetti. Lancio lungo, allontana di testa un giocatore dei Falchi. Si va a complicare poi la vita a Savallo, che sparacchia il pallone sul corpo di Calzonetti, che in qualche modo lo riesce a controllare. Recchiuti va via a D'Angelo, si trascina però il pallone in fallo laterale. Aveva tentato la giocata personale, lanciando il pallone in avanti e dribblando l'avversario. Sfera che però si è allargata troppo ed è finita sul fondo in fallo laterale. Già ripartita la Lisciani. Il tocco verso Sposetti, che guadagna in qualche modo ancora una volta una rimessa. Undicesimo in corso, 4-3 il punteggio in favore dei Falchi sulla Lisciani. 7 gol fino a questo momento, gara abbastanza interessante. Punizione adesso per gli ospiti, fallo commesso da Mazzocchi, che protesta timidamente con l'arbitro Mauro Loretone, che fino a questo momento ha diretto sostanzialmente bene. È vero che la gara è stata giocata su ritmi piuttosto blandi, non ci sono stati grandi cenni di cronaca, grandi irregolarità. Seguiamo intanto in diretta questa punizione per la Lisciani. Sul punto di battuta ci sono il numero 3 Davide Lisciani e il numero 13 Alfonso Covelli. Vedremo quale dei due giocatori si incaricherà della battuta in porta. Va il tiro Lisciani, conclusione raso terra, direttamente in bocca a Savallo. Nessun problema per Savallo, conclusione abbastanza timida. Centrale, Savallo si è disteso sulla propria destra e ha bloccato il pallone. I Falchi che adesso tornano nuovamente in avanti, il lancio di Mazzocchi viene parato da Graziani. Centinaro per gli ospiti, Covelli. Ancora Centinaro all'indietro per D'Angelo, il pallone però è troppo corto, interviene Capretta che guadagna una rimessa laterale che lui stesso con le mani va a battere per Vitagliani, che non riesce a anticipare il portiere Graziani, lo colpisce nel tentativo di impattare il pallone. Scontro involontario tra i due giocatori che si sono già spiegati e sincerati delle rispettive condizioni fisiche. Nessun problema per il portiere Gabriele Graziani. Un bel gesto di fair play questo tra i due giocatori delle formazioni impegnate in questo incontro. Incontro che ricordiamo è valido quale 20ª giornata del campionato di calcio a 7 promosso dal CS di Teramo, nona di ritorno, gara valida per il girone B. Si affrontano due squadre della zona medio-bassa della graduatoria: dodicesima la squadra dei Falchi, undicesima invece la Lisciani Teramo. Graziani per D'Angelo, è in corso il minuto numero 12 della ripresa, quando arriva il gol del 4-4 siglato da Sposetti di testa, conclusione da lontano di La Raspata, che ha trovato un po' impreparato il portiere Savallo. Sotto misura Sposetti di testa, ha trovato il gol del nuovo pareggio 4-4. Il tiro di Mazzocchi, palla rimpallata, riparte attenzione la Lisciani che può andare in contropiede. Di Battista conclude, palla sul palo, gran diagonale, forse c'è stato anche un tocco da parte del portiere, così è. Ha sfiorato il gol del nuovo sorpasso la Lisciani con questa bella ripartenza e questa gran conclusione finale di Di Battista. Di Battista che si sta ergendo a protagonista del match al pari del capitano avversario Mazzocchi. Minuto numero 15 di questo secondo tempo. Ne approfittiamo per ricordare i tanti appuntamenti che contraddistinguono la vita associativa del CSI di Teramo. Ricordiamo, questo weekend ci sarà l'appuntamento. Intanto attenzione, il tiro e il gol del numero 92 Vitagliani, 5-4 per i Falchi che tornano così in avanti. Dicevamo, questo weekend ci sarà l'appuntamento ad Assisi per il ritrovo interregionale dei dirigenti. Ci
Sarà l'occasione per un approfondimento sulle tematiche fondamentali della vita del CS di Teramo, ma anche per un clinic, un rendezvous per gli arbitri in vista delle future finali provinciali, regionali e nazionali. Ci sarà un incontro per accertarsi delle condizioni fisiche e atletiche dei vari fischietti che saranno impegnati negli appuntamenti finali che chiuderanno questa intensa stagione sportiva 2018-2019. Per quanto riguarda il tema della formazione, intanto attenzione, battuta al volo di Covelli, palla che termina sul fondo di poco, una bella conclusione incrociata, una semi rovesciata incrociata, palla che ha sfiorato il montante. Dicevamo, il tema della formazione, a breve si terrà il corso di formazione per allenatori che farà seguito ai corsi per arbitri e dirigenti sportivi. Intanto conclusione finale di Centinaro, palla alta sopra la traversa. Per quanto riguarda invece il ciclismo, ricordiamo il trofeo Città di Alanno che doveva tenersi proprio questo weekend, è stato rinviato per maltempo al prossimo 10 marzo. Trofeo sarà valido quale prima prova del criterium CSI in una disciplina, quella del ciclismo, che a livello regionale sta avendo un rilancio, sta vivendo un rilancio con l'arrivo del responsabile di disciplina Alessio Maddes, che ha stabilito un intensissimo programma di gare nei prossimi mesi. Intanto torniamo in diretta, attacca la Lisciani Teramo, il tiro finale di Covelli, palla sul fondo, avrebbe probabilmente fatto meglio a servire un compagno in area, ha preferito tentare la battuta diretta in porta, non ha inquadrato lo specchio difeso da Savallo che ha già rinviato. Recchiuti prova ad andare via al diretto avversario, perde il pallone, interviene poi Centinaro che però non riesce a evitare il fallo laterale. Minuto numero 18 è in corso, ancora 7 alla fine del match. Di Battista spalle alla porta, affrontato da Mazzocchi. Di Battista va via in dribbling, allarga sulla sinistra per Lisciani che alza. Ah, o meglio, apre troppo il compasso del piede, sparacchia sul fondo. Intanto time out, i Falchi. I giocatori si avvicinano lentamente alle rispettive panchine per ricevere le ultime indicazioni tattiche di questo match. Quelli della Lesciani restano in campo, almeno per il momento. Dialogano tra di loro, quelli dei Falchi invece sono andati in panchina ad dissetarsi. 5-4 il punteggio, conduce i Falchi sulla Lisciani Teramo. Ricordiamo l'ordine delle reti: nel primo tempo 2-2, firmato da Covelli, Mazzocchi, Di Varano, Di Battista. Nella ripresa gol di Di Battista, Mazzocchi, Recchiuti, Sposetti e Vitaliani. Proprio il gol di Vitaliani è quello che sta sancendo l'attuale vantaggio di una rete, 5-4 dei Falchi. Falchi che ricordiamo sono al 12° posto in classifica con 4 punti conquistati, 11° invece la Lisciani con 8 punti. Si torna in campo per questi minuti finali del match. Si riprenderà con una rimessa dal fondo. Il rilancio con i piedi. La palla arriva alla raspata che tocca di petto appoggiando all'indietro verso il portiere Graziani che ha già rimesso il pallone. Manovrano adesso i biancorossi. Centinaro può servire il compagno. Pallone intercettato. Ancora Centinaro
palla che questa volta arriva a destinazione verso Lisciani, il tocco poi dentro di Centinaro che però va a commettere fallo, punizione quindi per i padroni di casa che ricordiamo conducono 5-4. Mazzocchi lungo, interviene di testa un difensore teramano, Centinaro per Covelli che va al cambio di gioco di prima, non ci può arrivare il numero 3 Davide Lisciani. Pallone che è terminato sul fondo, il rilancio di Mazzocchi, palla troppo lunga, ci prova Recchiuti che riesce in qualche modo a mantenerla in campo, guadagna generosamente anche un calcio di punizione, fallo commesso ci sembra dalla Raspata, punizione quindi per i Falchi. Mazzocchi sul punto di battuta, il tiro rimpallato da Capitan D'Angelo, lo stesso Mazzocchi torna sul pallone, lancio in profondità, attenzione, non ci arriva Di Varano per un soffio, la palla scivola sul fondo, pericolo per la difesa della Lisciani che nella circostanza ha rischiato di incassare il sesto gol del match, gol che probabilmente avrebbe potuto chiudere i conti con qualche minuto di anticipo visto che siamo al 22esimo, il primo tempo, pardon, secondo tempo che terminerà al 27esimo. Covelli, cambio di gioco, Lisciani prova ad andare via il diretto avversario, la palla resta lì, interviene Centinaro, viene fermato da Savallo che si rifugia in fallo laterale, rimessa per il team della Lisciani Teramo, intanto cartellino giallo ai danni di un giocatore biancorosso, si tratta di Centinaro se non andiamo errati, forse per proteste, l'arbitro Mauro Loretone che fino a questo momento ha diretto bene non ha voluto sentire ragioni, ha estratto il primo cartellino giallo dell'incontro, rimessa laterale già abbattuta, allontana Mazzocchi di testa, riparte Recchiuti che riporta in avanti il team dei Falchi, il lancio, anzi il tiro in porta a sorprendere Graziani che riesce in qualche modo a recuperare la posizione e a intercettare il pallone. Lisciani che riparte, la Raspata, dribbling sul diretto avversario, tocco per Di Battista, palla che finisce fuori, ma c'è stato anche un fallo ai danni dello stesso La Raspata, punizione quindi per la Lisciani quando è in corso il minuto numero 23. 4 più recupero al termine. Tre uomini in barriera per i Falchi, tre uomini anche a litigarsi, tra virgolette, questa battuta della punizione, si allontana il giocatore Di Battista, va al tiro Centinaro che conclude con forza, si allunga sulla sua sinistra Savallo che devia in corner, angolo quindi per la Lisciani che resta in zona offensiva, pallone sul primo palo, allontana la difesa dei Falchi, la palla resta lì, Covelli lotta nel tentativo di riconquistare la sfera vagante, deve appoggiarsi all'indietro verso Capitan D'Angelo, ancora Covelli, Centinaro allarga per Di Battista che poi dialoga con il compagno, il tocco di Sposetti per lo stesso Di Battista è stato intercettato, il contropiede adesso dei Falchi, Mazzocchi si porta il pallone sul destro, il tiro, il gol, gran gol ancora una volta di Mazzocchi, 6-4 per i Falchi, tripletta personale di Mazzocchi che è ripartito palla al piede e con un gran destro incrociato ha fulminato il portiere Graziani, più 2 adesso per i Falchi quando siamo giunti al 25esimo, 2 più recupero alla fine,
Gara che è quasi conclusa, ci sono pochissimi secondi per la Lisciani per provare a rimettere il punteggio in equilibrio. Conclude di poco alto Covelli. Non c'è stato tocco da parte del portiere Savallo, che adesso può andare lentamente al rilancio. Mazzocchi con i piedi lungo. La palla arriva direttamente tra le braccia di Graziani. Covelli. Il lancio lungo di Battista controlla. Prova ad andar via il diretto avversario Mazzocchi, che però lo ferma. Mazzocchi riparte nuovamente e subisce fallo. Punizione per i Falchi, che possono così respirare in questo finale di match. Manca un minuto più recupero alla fine, almeno al nostro cronometro. Punizione per i Falchi già battuta. Capretta all'indietro, Savallo, il rilancio direttamente in fallo laterale. D'Angelo con le mani, la raspata ancora D'Angelo, lungo per Covelli. Va via il diretto avversario, sul fondo il cross basso, non riesce a concludere Sposetti, riparte ancora Mazzocchi in contropiede, fa nuovamente tutto da solo, appoggia poi per il compagno Capretta che va al tiro al gol, anzi Vitagliani, gol di Vitagliani, 7 a 4, 7 a 4 di Vitagliani, i Falchi che chiudono virtualmente questo incontro con il gol del più 3, 7-4. È stata comunque una gara tutto sommato godibile. Ci sono stati 11 gol, una delle gare più prolifiche alle quali abbiamo assistito in questo incontro. Riparte ancora la squadra dei Falchi, c'è però la chiusura di D'Angelo su Capretta che torna generosamente sul pallone, guadagna una punizione. Anzi no, fallo commesso dallo stesso Capretta. Intanto siamo giunti al termine del tempo regolamentare, attendiamo la segnalazione dell'arbitro Mauro Loretone sui minuti di recupero che verranno disputati in questo finale di match. L'arbitro osserva il cronometro. Ancora un minuto da giocare, un minuto di recupero, quindi 60 secondi ancora di gioco effettivo, 7-4 per i Falchi sulla Lisciani Teramo, i Falchi che vincono questo incontro e si portano a quota 7 punti in classifica, conquistando il secondo successo stagionale. Si sono quindi con questa vittoria lasciati alle spalle il periodo nero fatto registrare nelle ultime settimane. I Falchi tornano al successo. L'ultimo e unico finora conquistato era arrivato lo scorso 13 dicembre 2018, gara che è virtualmente conclusa e finisce adesso ufficialmente con il triplice fischio. Vince la squadra dei Falchi 7-4 sulla Lisciani Teramo. Per questa telecronaca è tutto. Francesco Graduato per il commento e Jacopo De Marcellis per le riprese. Vi ringraziano per l'attenzione e vi rimandano ai prossimi appuntamenti del campionato di calcio a 7 promosso dal CSI di Teramo. Intervista finale con il giocatore che a nostro avviso è stato il migliore in campo, Angelo Mazzocchi. Tanti gol segnati da te questa sera, hai trascinato alla vittoria i Falchi, che quindi si sono lasciati alle spalle un periodo negativo, almeno sotto il profilo dei risultati. Sei d'accordo? Sì, sicuramente d'accordo. Noi abbiamo fatto un campionato, insomma, è il secondo anno che lo facciamo, per noi è più lo giocare insieme che altro, i risultati vengono molto dopo. Stasera è stato uno scontro diretto con la squadra che è davanti a noi, siamo arrivati a un punto da loro. Vediamo se riusciamo a fare bene queste altre due o tre partite che rimangono. È stata una gara non giocata su ritmi altissimi.